da Seregno, allo stadio di Seregno con Milena Bertolini nell'intervallo di Como Women in Roma. Una buona cornice di pubblico, segno che il calcio femminile finalmente sta crescendo. Assolutamente sì, e poi insomma è importante vedere questa cornice di pubblico, vedere queste strutture, una società come il Como che sta facendo grandi cose, è importantissimo per il movimento perché ha bisogno di queste realtà per crescere, per continuare a crescere. Ecco, cosa manca ancora per arrivare ai livelli, diciamo, europei e soprattutto siamo poi così distanti? Beh, manca ancora perché non ci dimentichiamo che noi per 15 anni non abbiamo progettato, non abbiamo investito, cosa che invece hanno fatto negli altri paesi. Adesso le cose stanno cambiando, si sta accelerando, però insomma 15 anni di gap non è che si possono annullare in poco tempo, c'è bisogno di continuare a investire di più rispetto agli altri paesi perché sono più avanti e quindi c'è bisogno di tempo, di progettualità e di visione. Ecco, e da ultimo il rapporto con i giovani, quanto si stanno avvicinando le nuove leve al calcio femminile, maschi e femmine? Beh, diciamo che a livello di seguito da parte dei giovani sta sicuramente crescendo, i social sono importanti, aiutano, quello che insomma ha fatto la nazionale al mondiale, il campionato ha acceso l'interesse sul movimento, ha fatto capire alle bambine che c'è possibilità di fare le calciatrici, insomma tanti aspetti positivi sicuramente, e i giovani sono fondamentali, i giovani sono la linfa e poi mi piace anche fare un accenno al Como perché, certo, certamente. Perché il Como è una di quelle società che sta facendo giocare tante giovani con coraggio, giovani interessanti, sta dando spazio e non è una cosa che insomma da tutte le società di Serie A, quindi Como è un esempio assolutamente. È un esempio e quindi dobbiamo fare in modo che rimanga in Serie A. Insomma, è chiaro che io penso che quando ci sono progettualità, c'è visione, poi i risultati arrivano. Grazie. Grazie a voi.